Ciao, ciao a tutti. Avevo detto che non facevo più video per giugno, invece eccomi qua, perché ieri facendo le prove per il mio saggio, siccome le stiamo facendo all'aperto, diciamo mi sono bruciato con il sole. Mi raccomando, voi non fate come me, mettetevi sempre una protezione quando vi esponete al sole, perché è molto importante. Io l'avevo dimenticato a casa e mi sono dovuto arrangiare. Quando sono tornato a casa, ho cercato di inventarmi qualcosa per farmi, non dico passare, ma almeno lenire quel bruciore che avevo. E devo essere sincero, sono riuscito a trovare due buone soluzioni. Come primissima cosa, mi sono, diciamo, spalmato, mi sono fatto il bagno con l'aloe, con il gel di aloe. Cosa ho fatto? Questo qua era un succo di aloe fresco e puro al 100%. E cosa ho fatto? Io l'ho gelificato e mi sono creato il gel e veramente mi è durato 1 litro circa 6 mesi, calcolando che a casa mia veramente ne facciamo un uso sproporzionato. Poi, dopo che diciamo, mi sono fatto una doccia bella fresca per rinfrescarmi, perché veramente ho le spalle un fuoco, e voi direte ti sei rimesso fuori al sole, sì lo so, ma solo per fare il video, mi sono creato per, diciamo, io avevo paura che spellavo, diciamo, venivano le pellicine. Per rimediare a diciamo, quello sconveniente, mi sono fatto questo. Che cos'è? È una sorta di burro montato, che fra l'altro adesso al sole lasciamo perdere. Allora, cosa ho fatto per creare questo burro montato? Io per creare questo prodotto ho messo, vi lascio sempre la ricetta, se volete la ricetta giù nel box. Ho messo burro di karité, burro di camomilla, lavanda e calendula che mi sono autoprodotto, e vi lascio il video di come si autoproducono i burri in casa giù nel box. E poi ci ho aggiunto olio di carota, olio di camomilla e olio di calendola. Poi, diciamo, questo è come si presenta. La consistenza è spumosa ed è molto bella al tatto, proprio è bello, 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 mi piace tantissimo. Poi ci ho aggiunto, oltre all'olio di carota, di calendola e lavanda, ci ho aggiunto il dry flow, così ha una, diciamo, perde un po' di untuosità del burro. Poi ho messo la vitamina E, così non me lo fa, diciamo, oltre mi nutre anche la pelle, e ho aggiunto l'anti-runs, che è un attivo che ha Dragon Spice, che aiuta a non far irrancidire gli oli e burri. E niente, adesso ne ho fatto veramente tanto, come vedete questi saranno almeno 300 grammi. Comunque, se volete la ricetta ditemelo, vabbè che la metto giù nel box info, facciamo così senza che me la chiedete. E niente, veramente queste due soluzioni mi hanno salvato, ma veramente mi hanno salvato. E fra l'altro il gel di aloe, dopo che ho i capelli, me li sentivo veramente, ma veramente secchi. E dopo averli lavati ci ho aggiunto un po' di gel d'aloe, veramente neanche il migliore balsamo mi dà quell'effetto. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate del gel di aloe, che uso ne fate e che cosa usate voi per le scottature, diciamo, in generale. E niente, vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!